Allora, scusate l'assenza in questi giorni, però avevo tanto da fare, poi mi sono preso un pochettino di vacanza, ma comunque ci sono tornato. Io mi ricordo che stavo cercando la lava, ma era diventato un episodio di esplorazione perché non trovavo niente. Ora non so se tornare a casa oppure continuare a cercare la lava, ma siccome mi piaceva la via che avevamo preso, io direi di continuare a cercarla. Allora, ragazzi. Intanto prendiamo un po' di cibo perché io lo sto finendo e non avendo, cioè le coltivazioni fanno, a pane lo voglio uccidere la mucca, che le coltivazioni fanno, però diciamo che ci vuole anche qualcos'altro oltre le coltivazioni, quindi diciamo di continuare. Vediamo, devo cercare, se riesco a camminare, la lava. In una pozzetta di lava, non voglio scendere in miniera perché 2 episodi in miniera mi sembra anche troppo. 2 episodi e mezzo, perché quello poi sono uscito, però 2 episodi e mezzo. Quindi direi di questa volta cercare, fare un pochettino di esplorazione. E poi come prossimo episodio andrò a casa e cerchiamo qualcos'altro, vediamo. Allora, anche la canna da zucchero, questa è utilissima. Mi serve per l'enchanting table perché la lava serviva per quello. Anche se c'è un piccolo problemino, che il mio secchio d'acqua c'è un pesce palla e quindi non serve a niente. Beh, ma se la trovo poi ci ritorno e mi prendo le... Bello il bioma dei ghiacci! In 1.19 non lo becco più, comunque bello. Sono gli orsi polari. Beh, bello, non è che ci sta tanto. Ci sono gli orsi polari e basta. Ma non posso uccidere gli orsi polari, dai, poverini. Vabbè, ora vediamo cosa dobbiamo fare. Intanto ci vado. Magari troviamo qualche altro bioma vicino. Allora, vediamo, esploriamo. Infatti abbiamo gli orsi polari. Vediamo, proviamo ad ammazzare. No, non mi ammazzano loro, no? Teoricamente sì, anzi, se hanno il figlio mi ammazzano, se non ce l'hanno sono tranquilli. Poi sono carinissimi. Scusate. Allora. Ok, vediamo. Scusate, parte 2. Boh, non mi sembra però ci sia tanto. Come detto, un solo orso polare. Di che? Cos'è? Ah, sono i magma plug nel... Ah, non me li ricordavo così. Ma erano diversi. Me li ricordavo. Ah, perché io li conosco nella nuova versione, non me li ricordo così. Beh, mi conviene notare però. Allora, ragazzi, dove dovrei andare adesso? Perché ci sono i drowned che mi inseguono. Forse sotto c'è della terra. Cioè, in senso, un continente, un'isola. Qualche posto in cui posso rifugiare prima della mia morte. Ma c'ho dell'oro nell'inventario, sì. E allora posso fare così. Così e così. Così libero uno spazio. Allora, queste caverne. C'è l'ossidiana. C'è l'ossidiana, ragazzi. No. Ehi, mi fai prendere aria. Vabbè, prendo un po' di danno. Per ora sono full. Allora, aspettate, come prendo l'ossidiana? Aspetta. Vediamo. No, ma non posso prenderla sott'acqua. Non ci sono le bolle. Come faccio a shiftarmi? Ah, ecco com'è che si respira qua sott'acqua. Devo shiftarmi. E prendere l'ossidiana, però è un po' caotico qualcosa. Vabbè, vediamo se riuscirò a prenderne un pochettino. Non, di certo non utilizzerò questo. Dai, che manca poco.
Allora, penso di dover fare così, guardate. Sì, decisamente devo fare così e così, però è un po' scomodo perché magari da Nintendo, da PC, da PlayStation è più facile. Qua forse un pochettino più difficile, per cui vabbè, comunque ce la sto facendo, dai, aspè. Aspè. Mamma mia, quanto è lento. Arrivato. Dov'è il blocco però adesso? No, 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 no. E devo prendere il blocco. Dov'è adesso? Non ho perso il blocco. Io mi sparo, cioè. Ma non può essere arrivato qui sopra con questa velocità. Oltre al fatto che sto morendo io. Però, infatti, non c'è. Si può mangiare sott'acqua su Minecraft. Allora, sta un pochettino scattando. Sì, ma dov'è il blocco? No, oh, ma perché non mi fai respirare mentre scendo? Ok, grazie. Bene, ragazzi, abbiamo perso il blocco di ossidiana. Allora, aspetta che mi rimetto qui sopra. Vado un pochettino avanti così. E proviamo a riprenderne un altro, questa volta da molto più vicino. Allora, se non lo prendo così è rotto, cioè letteralmente. Ti prego. Ti prego. Cioè, in pratica questo episodio sarà: cerco di prendere l'ossidiana sott'acqua. Ma non ce la faccio. Magari così il primo blocco. Dai, dai, dai. Ti prego che ci siamo, ci stiamo. Dai. Dai. È sparito. Ah, l'ho lootato. Ok, va bene. Mi sono spaventato non l'avessi lootato. Perché c'ho già l'ossidiana nel mio inventario. E quindi l'ho lootato. Ok, ragazzi. Allora, direi che faccio un taglio. E ci riprendiamo di nuovo qua con io che ho preso il blocco. Ok? Ciao. Allora ragazzi, rieccomi qua. Ho preso 12. Ecco, stavo per dirvi. Ho preso 12 di ossidiana e ho riscontrato dei problemi con i drowned che mi attaccano. Ma fortunatamente si ammazzano da soli. Basta che li fai incastrare in uno di questi cosi e si ammazzano da soli. Perché sono tanto cretini. È un po' difficile salire, sì. Mi devo sbrigare perché altrimenti poi affogo. Però dai, ci sono. È notte, però ho 12 di ossidiana, che è giusto, giusto. L'ossidiana che mi serve. Adesso, ragazzi, c'è un riscontro, un secondo problema. Come ritorno a casa? O almeno come mi avvicino alla terraferma? Proverei di qua, ma proprio coordinata a caso. Sto provando, magari. Magari trovo qualcosa sott'acqua, qualcosa sopra. Tipo la terra. In cui posso ammazzare tre pecore e farmi un letto. Dai, speriamo di trovare qualcosa. Mi sembrava una cassa questo blocco di terra. Mi sono dimenticato che ha fuoco sott'acqua. Mangia. È un po' scomodo per alcuni fatti giocare a Minecraft in questa versione. Però per altri può essere anche comodo. Però non mi vengono quelli in cui può essere comodo. Vabbè, continuiamo, magari trovo qualcosa. Magari prima o poi, continuando a vagare nell'infinito e oltre, troverò qualcosa. Oppure il nulla cosmico, come quello che sta succedendo adesso. Vabbè, in caso fuori dalla rec ritorno a casa, state tranquilli. Allora, no, è terra. È terra, terra. Ma quello è un tempio? Non lo so, non si vede bene. No, non è un tempio. Sono due alberi di betulla e un po' di sabbia. Ma sono ritornato dove ero prima. Mi sembra difficile, sono a 1200. Sì. Buono, buono.
C'ho una zona. Allora, ragazzi, io direi che per questo episodio. Aspetta, che però è una bella zona, quindi. Sono gli alberi questi qua. Vabbè, direi che per questo episodio ci fermiamo così. Io vi ricordo di lasciare like, di commentare, di condividere, di iscrivervi al canale e di mettere l'hashtag bel gioco per ricevere il cuoricino, di attivare la campanellina e ci vediamo in un prossimo video. Se riesco a barrarmi per evitare gli assalti da qualsiasi tipo di mob esistente su Minecraft. Ce l'ho fatta. Vabbè. Ok, ciao ciao!